sportivi e tutti quanti voi un buon basket da Isernia. Per questo incontro tra Isernia e Pescara andiamo subito a vedere i biglietti schierati da due allenatori che sono Cardinale e Salvemi, in Pescara con Pepe, Raiola, De Martino, Donato, Colonna, mentre i padroni di casa, l'Isernia Basket, gioca con Bastone, Del Vecchio, Bracci, Cardinale, Brighi. 9 minuti e 34 è il primo canestro dell'Isernia Basket con Bracci, 2-0. Ricordiamo un attimo la classifica: l'Isernia Basket ultima con nessuna vittoria in 5 gare, mentre l'Amatori Pescara, l'avversario di oggi, è secondo con una sola sconfitta in 5 partite, ne ha vinte 4. E neanche a farlo apposta, domenica scorsa ha superato a Vasto nel classico derby abruzzese. Brighi verso Bastone, Bastone Cardinale, al tiro di Del Vecchio sul ferro, rimbalzo da parte del Pescara con Raiola, verso De Martino il suo, il tiro e il canestro da 3. 3-2 dunque per il Pescara. Brighi, Brighi in palleggio, prova il tiro e ripensa, non è preciso il palleggio di braccio e dunque palla al Pescara. Nel Pescara c'è il numero 5 Raiola, che è il più anziano della comitiva, ha ben 42 anni, giocatore di alta esperienza. Porta la palla Pepe, con me come al solito Tony Trigiani. Allora, questa Isernia Basket, 5 sconfitte, però domenica scorsa a Maddaloni si è visto qualcosa. Buonasera, sì, si è visto qualcosa, la squadra è in miglioramento, ho seguito anche durante la settimana gli allenamenti, si sono allenati molto molto sodo e hanno le idee chiare e speriamo che possano concretizzare nella partita di questa sera gli sforzi di questa settimana. Vediamo ancora De Martino al tiro e il canestro, 6-2 per il Pescara. La squadra del Martino che l'anno scorso abbiamo ben conosciuto sia nelle file del Benevento che nella file dello Stabio. Ancora Cardinale, tenta il tiro e il tiro da 3, porta solo una distanza, 6-5 dunque per Pescara con palla in favore degli ospiti. Raiola, Di Martino, la sua mediazione, scarico, Raiola, tiro da 3 e il canestro, 9-5, 7 minuti alla fine del primo quarto, 9-5 per il Pescara. Brighi, Del Vecchio, Bracci, passaggio sbagliato per Bastone, gli allenatori abbiamo detto sono Cardinale e Salvemini. De Martino verso Raiola, marcato da Cardinale, poi c'è un fallo in attacco del Pescara, dunque viene fischiato anche il primo fallo a De Martino e palla dunque ai molisani. Del Vecchio e Brighi si scambiano la sfera, supera in questo istante, 6 minuti e 44, 9 punti Pescara, 5 punti Isernia. Brighi, Del Vecchio, Bastone, Bastone tenta la mediazione, vi riesce però sbaglia il tiro da sotto, De Martino in velocità per il Pescara, scarica bene per Colonara che colpisce col suo 11° punto, 11-5, 6 minuti e 19 secondi alla fine del quarto, Cardinale chiama già time out. Vediamo un attimo la classifica di questo campionato, in testa c'è la coppia Agropoli-Bisceglie, finora imbattuta, 5 partite, 5 vittorie, poi al secondo posto troviamo Aquila-Palermo e Amatori-Pescara, che è appunto l'avversario odierno dell'Isernia Basket. Poi abbiamo il Catanzaro che già abbiamo visto qua sul parquet isernino e il Martina Franca a 6,
Poi a 4 punti abbiamo il Monteroni, già affrontato, il Mola, il Mola e il Taranto insieme al San Michele di Maddaloni. A 2 punti abbiamo il gruppo Venafro, Vasto e Francavilla. Chiude il globo a 0 punti. Ed ecco che riprende il tempo. Il punteggio è sempre di 11 a 5 in favore del Pescara, con rimessa laterale in favore della squadra molisana. Il tiro di De Martino va alla rimessa a Brighi. Gli arbitri, ricordiamo, sono i signori Lupelli e Cassiano, entrambi laziali. Va questa volta Bastone a rimettere il gioco. Il Pescara gioca pressing a tutto campo, soffrisce subito di questo errore da parte del Molisano e poi sbaglia da sotto il numero 5 Raiolo. Riprende la palla Cardinale, Cardinale verso il Bastone. Brighi ci ripensa, voleva tirare. Questa volta si decide e realizza un bel canestro. 11 a 7, 5 minuti e 52 secondi alla fine del primo tempo, anzi del primo quarto. 11 chi attacca, 7 chi difende. Buona l'azione del Pescara che va a segno con Polonara. 13 a 7, Brighi. Del Vecchio. Messo Bracci, Brighi, Cardinale, Bastone, libero, segno. 13 a 9, 5 minuti alla fine del primo quarto. Sempre Raiola a portare palla, Pepe, tiro di De Martino, sbaglia questa volta, rimbalzo dei molisani con Brighi. Ancora Brighi verso Del Vecchio, Del Vecchio verso Bastone, entra Bastone, subisce il fallo, realizza il canestro. Vediamo se è dello stesso avviso l'arbitro. Due tiri, dunque andiamo a 11 a 13 per il Pescara. Tiro in più per Nicola Bastone. 4 minuti e 47, punteggio di 13 a 11. Canestro dunque 13 a 12, meno 1, va De Martino la rimessa verso Raiola, De Martino, aspetta Brighi, Raiola, verso 14 di Donato che realizza un bel canestro, 15 a 12. 4 minuti e 25 al termine del primo quarto. Brighi, Bastone, Cardinale sotto canestro, non realizza, rimbalzo di Polonara, Pepe colpisce il fallo, dunque rimessa laterale per i biancorossi del Pescara. Pepe la rimessa e realizza un bello scambio con Raiola. 17 a 12, 4 minuti al termine del primo quarto. Brighi, Bastone, Brighi, Bastone, Brighi, un tiro da 3 di Brighi sul ferro, rimbalzo di Bracci. Sempre 17 a 12, 3 minuti e 41 al termine del quarto. Brighi in palleggio, 5 secondi al termine dell'azione, il tiro, la palla che esce, però c'è il rimbalzo, ma sbaglia ancora da sotto Lisernia, poi Bracci riconquista un buon pallone in attacco e ancora i bianchi di Cardinale al tiro, neanche a farlo apposta, Cardinale ha tirato e ha sbagliato, poi c'è il fallo del Pescara. 3 minuti e 15 secondi alla fine del primo quarto, 17 a 12 il risultato.
entra Ricci, è uscito Grighi, sempre per la squadra molisana. Ricci, del vecchio Ricci, adesso Cardinale, bastone Cardinale, tiro all'ultimo secondo, canestro annullato, sono passati 24 secondi, punteggio è di 17 a 12 per il Pescara, i minuti da giocare sono 2 e 55. Raiola, su di luce Cardinale, Pepe si distrega molto bene e inserisce il 19° punto, 2 minuti e 42, 19 a 12 per il Pescara. Ricci, Bracci, Cardinale, Del Vecchio, il passaggio per Ricci viene deviato, dunque rimessa laterale per i padroni di casa, 2 minuti e 25, 19 a 12, hanno solo 6 secondi per concludere l'azione. Cardinale forse va al tiro, ci ripensa Ricci da 3, colpisce il ferro, però il rimbalzo è di Raiola. Pescara in avanti, Raiola fa tutto da solo, subisce il stop da parte di Del Vecchio. Cardinale, Del Vecchio sbaglia il passaggio. 2 minuti alla fine del primo quarto, meno 5, 19 a 12 per il Pescara. De Martino scambia con Pepe, Pepe che porta palla, va verso Polonara, Polonara tenta l'ingresso, verso Raiola, 1 minuto e 47, De Martino vediamo cosa fa, poi decide di scaricare su Raiola, la Raiola riesce a entrare tranquillamente nella difesa dei padroni di casa e porta il risultato a 21 a 12, 1 minuto e 32 alla fine del quarto. Ricci, tiro di bastone, canestro, 14 a 21 a 1 minuto e 20, Raiola in possesso di palla verso Di Donato, ancora Raiola, poi la palla viene toccata dalla difesa in maglia bianca, 6 secondi al termine dell'azione, al termine del quarto manca ancora 1 minuto e 2 secondi, il punteggio 21 Pescara, 14 Sernia. Rimessa laterale, intanto entra Preite, De Martino, il tiro da 3 De Martino sbagliato, rimbalzo da parte dei padroni di casa. Ricci verso Trigiani, Ricci entra in area, riesce a tirare però non realizza, 40 secondi al termine, 21 a 14 per il Pescara. Verso Raiola, contro Bracci, poi scarica su De Martino, verso Di Donato, Di Donato subisce il fallo, dunque mancano 26 secondi e 24 centesimi alla fine del primo quarto, il risultato è 21 Pescara e 14 Isernia. Primo cambio nelle file del Pescara, entra Timperi al posto di De Martino. Raiola, Pepe, Pepe il tiro da 3, palla che balza sul ferro ma non entra, poi c'è un passaggio da parte dei padroni di casa deviato dalla difesa in maglia rossa. 15 secondi alla fine, vediamo l'ultimo tiro dei padroni di casa. Ricci, Pescara schierato a zona, Ricci verso bastone, ancora Ricci, tenta il tiro da 3, palla sul ferro,
rimbalzo di Bracci, tiro della disperazione, nulla da fare. Primo tempo 21-14 per il Pescara. Bene, riprendiamo il secondo quarto, ricordiamo il punteggio 21 Pescara, 14 Isernia che si fa rubare la palla e il Pescara con Pepe realizza il 23° punto. Vediamo un po' i marcatori, Bastone è il top marcatore, top scorer per l'Isernia con 7 punti e lo stesso si dice di Pepe del Pescara. Sono trascorsi 30 secondi, seconda palla persa dai molisani, Timperi verso Raiola, Raiola dà la palla a Di Donato, ancora Pepe verso il numero 12 Timperi che realizza 25-14. 9 minuti e 11 secondi al termine della partita. C'è un lieve infortunio a Ricci, tutto sotto controllo. Ricordiamo gli arbitri Lupelli e Cassiano, entrambi laziali. C'è comunque la sostituzione e fa il suo esordio in casa in Serie B il molisano Federico D'Amico. Dunque D'Amico porta palla, supera D'Amico verso Preite, D'Amico tenta la penetrazione, scarica su Preite verso Nicola Bastone che sbaglia un tiro clamoroso, poi però è ancora l'Isernia in possesso, c'è il fallo. 8 minuti e 48 secondi al termine della seconda quarto, 25-14 per il Pescara, rimessa da parte di Preite. D'Amico, Preite, sempre a zona il Pescara. Il tiro di Trigiani e il canestro. Primo punto da tre per Trigiani, 25-17 per il Pescara. Pepe. De Martini. Imperi. Verso Raiola. Viene rubata palla a Raiola. Contropiede. Deviato in difesa dallo stesso giocatore abruzzese. D'Amico verso Bastone, Bastone a Bracci, Trigiani, Diana, Bracci, Trigiani, Trigiani tende il tiro, conquista 2 punti. 25-19 sempre per Pescara. Raiola, minuti da giocare sono 7:45 secondi. Verso Di Donato. Di Donato dà la palla a Pepe, da sotto sbaglia, però il rimbalzo è di Colonara. Poi arriva e aggiusta tutto il numero 12 Timperi che porta il risultato sul 27-19 per gli ospiti. D'Amico verso Bastone, Trigiani sbaglia però il passaggio a Bastone, commette pure fallo, dunque 27-19 a 7 minuti e 9 secondi dal termine del secondo quarto. Entra, rientra Del Vecchio, mentre Pescara fa il suo ingresso Bini.
sempre Raiola e Pepe a portare palla per il biancorosso. Pepe ancora in possesso di palla, il suo tiro, palla sul ferro, rimbalzo di Bracci, però viene fischiato il fallo a Del Vecchio. 27 a 19 il punteggio a 6 minuti e 50 secondi dalla fine del secondo quarto. Rimessa laterale per il Pescara, va Raiola, hanno 14 secondi gli abruzzesi per concludere l'azione. Sempre Raiola, il tiro sbagliato però da parte di Di Donato. L'amico Del Vecchio si fa vedere, Marianna riesce a perdere il pallone e a commettere fallo. 6 minuti e 26, 27 a 19. Entra Cardinale ed esce Preite. Timperi verso Raiola, marcato da Triggiani. Sei minuti e 18, 27 a 19, Raiola sempre in palleggio. Poi c'è la penetrazione con il fallo da parte di Di Donato, dunque vediamo cosa decidono gli arbitri. Fallo di Del Vecchio, due tiri per Di Donato. 6 minuti e 11 secondi, il punteggio è 27 Pescara, che ha anche questi due tiri liberi a suo favore, e 19 Isernia 28. Noi di Gianni che ci dice? Sinceramente la squadra gira molto meglio, devono essere un po' più concentrati su alcune palle che perdono. Sei minuti e sei secondi, il gioco è fermo perché si è infortunato un giocatore del Pescara, si tratta di Pepe, si è ripreso, dunque tutto normale. 28 a 19. Sei minuti e sei secondi, viene asciugato il parquet del Palafraraccio, rimessa laterale per il Pescara. Tanto esce Di Donato ed entra Di Marco. Pepe verso Raiola, Pepe tenta il 12, poi perdono palla però i giocatori in maglia bianca. Timperi forse ha commesso fallo di sfondamento, però gli arbitri non sono dello stesso avviso. Dunque 5 minuti e 57 secondi, 28 Pescara. È una grande imperfezione arbitrale perché era abbastanza netto il fallo. Ci può stare. Allora 28 a 19 batte il Pescara che ha 28 punti. Stavolta non riesce Timperi il tiro, la difesa molisana la meglio. Del Vecchio, Cardinale, fortunata Isernia in questa occasione. Triggiani verso Del Vecchio che realizza il 21esimo punto. 28 a 21 per il Pescara con Raiola. C'era forse il fallo da parte del Pescara, poi viene fischiato il fallo intenzionale a Raiola su Bracci. Ottima la conquista della palla da parte del giocatore Matteo Bracci. Si deve asciugare il parquet del Palafraccio,
5 minuti e 25 secondi alla fine del secondo quarto, 28 punti per il Pescara, 21 invece per i padroni di casa, che hanno conquistato due azioni interessanti. Va Matteo Bracci dalla linea della carità, realizza il primo tiro, 22 a 28, anche il secondo, dunque 23 a 28 con il pallone in favore, con la rimessa in favore dei padroni di casa. Rientra De Martino ed esce Pepe per il Pescara. Cinque minuti e 25, 28 a 23. D'Amico. Questa volta è passato a uomo il Pescara. Trigiani. Verso Del Vecchio. Bracci, Trigiani, Del Vecchio, Cardinale, suo il tiro, sbagliato, però il rimbalzo è sempre dei bianchi, padroni di casa. 4 minuti e 59, sempre 28 a 23, tenta l'azione Cardinale e subisce il fallo da parte di Di Marco. Rimessa laterale, ma c'è il time out. Dunque 4 minuti e 55 secondi alla fine del secondo quarto, meno 5. È raro vedere questo meno 5. È raro vedere questo meno 5, però a questo punto chiedo a te un'analisi della partita. E con un po' di fortuna ce la si può fare, perché il Pescara non è in grande forma, almeno questa sera, in questi primi due tempi, appare così. Noi abbiamo il solito problema della nostra giovane età, la paghiamo in determinati momenti, però i ragazzi stanno crescendo. E ripeto quello che io dico ormai in ogni partita, è una grande scommessa quella che abbiamo fatto, diamo il tempo di amalgamarsi questi ragazzi e soprattutto di potersi concentrare sulle varie azioni che li portano poi ad avere delle presenze dall'altra parte abbastanza importanti. Bene, riprendiamo, è scaduto il time out, il punteggio è sempre 28 Pescara, 23 Isernia, i falli sono 4 in favore del Pescara, 3 in favore dell'Isernia, rimessa dal fondo da parte dell'Isernia che va con Cardinale. Cardinale verso D'Amico, Trigiani. Trigiani verso Cardinale, buono lo scarico, da sotto però Del Vecchio sbaglia e Raiola riparte per i propri colori. Imperi, De Martino, De Martino, Imperi, tenta il tiro, questa volta realizza, dunque 30 a 27. 4 minuti e 24 secondi al termine del secondo quarto. Cardinale perde la palla, riesce in qualche modo, una battaglia, niente da fare. Ancora il Pescara con Timperi, da sotto però sbaglia clamorosamente, poi si impegna nel rimbalzo, ma questa volta la fortuna dà una mano ai bianchi di Cardinale. Bracci, Bracci fa tutto bene, riesce a tenere la palla. La passa a D'Amico, D'Amico verso Trigiani, Trigiani sbaglia il passaggio, Di Martino in contropiede subisce il fallo. 30 a 23, 3 minuti e 46 alla fine del secondo quarto e qui si vede tutta la, come possiamo dire, la gioventù di questa squadra. La gioventù di questa squadra. Matteo ha fatto tutto molto ma molto bene sotto canestro, però poi è un attimino crollato nell'enfasi. Vabbè, c'è anche un po' di stanchezza. 3 minuti e 46, 30 a 23 per il Pescara che va con Di Martino al tiro della carità. Il primo tiro, 31 a 23.
realizzato, sempre 3,46. Realizza anche il secondo, 32-23, 3 minuti e 45, intanto è rientrato Brighi. Verso bastone, Grigiani, buono lo scarico, peccato il non canestro, comunque fallo da parte della difesa del Pescara e due tiri liberi per l'Isernia, 32-23. Va del vecchio dalla muletta. Solo due punti realizzati finora del vecchio, vediamo cosa combina, realizza 24 il terzo punto. Due su due. Dunque 3 minuti e 32. 32 Pescara, 25 Isernia. Raiola. Imperi questa volta commette l'infrazione di passi, dunque il pallone di nuovo in mano ai padroni di casa. Brighi. Grigiani, Cardinale, Del Vecchio, Brighi, 5 secondi al termine, passaggio di Brighi che colpisce direttamente il canestro, dunque 2 minuti e 57 secondi alla fine del secondo quarto, 32-57, Isernia che gioca a pressing, Brighi su Raiola. Supera la metà campo Raiola verso Timperi, Timperi a Di Martino, Di Martino ancora a Colonara sotto, però c'è il passo da parte di Marco che grazie alla difesa molisana, sempre 32 Pescara, 25 Isernia a 2 minuti e 40 secondi dal termine del secondo quarto, per poi fare l'intervallo lungo. Brighi, Brighi in palleggio, cerca lo scarico per qualche compagno libero, non lo trova, riesce a passare la palla a Trigiani, palla verso Bastone, Bastone stenta il passaggio che gli viene deviato dalla difesa in maglia rossa e bianca. 3 secondi alla conclusione dell'azione, il punteggio è sempre 32-25. Vediamo coach Cardinale come sfrutterà questa occasione, mentre il Pescara effettua un doppio cambio, entra Pepe ed entra anche Difonso. 3 secondi, dunque una palla che brucia, va subito al tiro Grigiani che realizza 27-3, dunque 28-32. Per gli ospiti, 2 minuti alla fine, e benissimo il tiro da parte di Bini che realizza il 34-28, ultimo 1 minuto e 56 alla fine del secondo quarto. Grigiani, Bastone, Bastone questa volta subisce fallo da parte del numero 15 Bini. Due tiri per Nicola Bastone che rimane sempre il top scorer della squadra di Cardinale con 7 punti. 34-28 il primo tiro di Bastone, sbagliato. 1 minuto e 49 alla fine del secondo quarto, si prepara lo spezzino Nicola Bastone, ne sbaglia 2 su 2. Però no, l'arbitro vede un giocatore in maglia bianca che ha colpito la palla e dunque il Pescara ne approfitta. Difonso verso Raiola, Pepe, Difonso. 1 minuto e 30, sempre 34-28, Pepe.
sbaglia il passaggio, buona la difesa, cardinale, tenta l'uno contro uno con Difonso, sbaglia il tiro, rimbalzo da parte della squadra in maglia biancorossa e poi c'è il fallo fischiato ai giocatori in maglia bianca. Dunque due tiri a 1 minuto e 22, 34 a 28 per gli ospiti. Va Pepe a tirare, 9 punti per lui finora, realizza il decimo punto, che è il primo giocatore a superare la doppia cifra. 35 a 28 per il Pescara, ancora Pepe, 36 a 28, c'è il cambio, entra Rianna ed esce Trigiani. Entra anche Di Carmine per Di Martino. Un Pescara che giocherà tutto campo a pressare subito i giocatori in maglia bianca. Brighi, un minuto e 16, 36 a 28. Brighi ha la possibilità di entrare, però sbaglia, poi c'è il fallo da parte di Del Vecchio. E qui si vede tutta l'inesperienza dei giocatori allenati da Cardinale. 36 a 28 va Di Marco a battere i due tiri liberi. È emblematica proprio della Isernia Basket queste clamorose ingenuità. Un minuto e 10 secondi. Siamo in attesa del cambio. Esce Del Vecchio ed entra Bracci. Va dalla lunetta Di Marco. 36, 37 a 28. Un minuto e 10. Alla fine del secondo quarto. Ancora Di Marco, il secondo tiro sbagliato, il rimbalzo in qualche modo finisce tra le maglie bianche, bastone verso Rianna, cardinale da tre, il canestro, 31 a 37, Pepe. Fa tutto da solo e realizza il 39esimo punto. Brighi, 35 secondi alla fine del tempo, bastone, il tiro da tre di Cardinale, realizza 2-6 punti in pochi secondi per Cardinale, che porta a 34 Isernia, 39 Pescara, meno 5 a 17 secondi dalla fine del secondo quarto. Pepe, sempre lui in palleggio, riesce a penetrare, buono lo scarico per Difonso e anche Difonso realizza il 41-34, ma finisce con questo parziale il secondo quarto, dunque intervallo lungo, 41 Pescara, 34 Isernia. Allora riprendiamo il terzo quarto, il punteggio è 42 a 34 il Pescara, però sarà successo qualcosa negli spogliatoi, l'arbitro assegnano due tiri al Pescara, va Raiola, realizza dunque 43 a 34, ricordiamo gli arbitri sono tutti e due laziali, signori Lupelli e Cassiano. Dunque 43 a 34 per il Pescara con il numero 11
De Martino. De Martino verso Raiola, ancora De Martino, scarica, ancora Pepe, Pepe verso De Martino, il suo tiro, superano i 24 secondi, tutto continua, il tiro sbagliato questa volta di Raiola e il fallo in attacco del... anzi no, viene chiamato fallo da parte di Bracci sul numero 20 del Pescara Polonara, 43-34, 9 minuti e 29 secondi alla fine del terzo quarto. Questa volta viene chiamato infrazione di passi a Pepe, dunque rimessa per i padroni di casa. 9 minuti e 26 secondi, Iserria 34, Pescara 43. Brighi, bastone, subisce fallo da parte di Pepe. Vediamo un attimino anche i marcatori di questa partita finora. Il miglior marcatore è Pepe con 13 punti, poi a 8 punti c'è De Martino, per l'Isernia il migliore è Trigiani a 8 punti e poi a 7 c'è Bastone. Pepe, De Martino, Raiola, De Martino verso Polonara, questa volta tecnico pure a Brighi, dunque fallo a Brighi e anche tecnico. Sempre Raiola dalla linea della carità, 43-34, tiro di Raiola, vediamo il primo tiro, realizza, 44-34, rimessa in gioco per il tecnico da parte del Pescara. Con Pepe verso Raiola, Raiola in palleggio verso Pepe, Polonara gli fa da blocco, ma ancora Pepe verso Polonara, Polonara tenta il tiro, non vi riesce, difesa dei padroni di casa che riesce a conquistare la palla, Cardinale verso Brighi, Cardinale un altro tiro da tre, palla sul ferro, nulla da fare, porta la palla in Pescara con Pepe, 44-34, cerca la penetrazione il numero 5 Raiola del Pescara, ma c'è il fallo della difesa di coach Cardinale. Due tiri, cambio, rientra Del Vecchio al posto di Brighi. Anche D'Amico in campo. 44-34, 8 minuti e 22 secondi alla fine del terzo quarto. Raiola dalla linea della carità. Primo tiro sbagliato, il primo in assoluto che sbaglia l'esperto play abruzzese. Vediamo nel secondo. Realizzato, 45-34, D'Amico. Verso Del Vecchio. Del Vecchio a bastone. Pescara che si schiera a zona. Verso Cardinale, subisce il fallo da parte di... Pepe, dunque due tiri liberi per l'Isernia con il capitano Cardinale che va dalla linea della lunetta, 45-34,
minuti da giocare sono 8, i secondi 3. Entra Timperi nel Pescara. Va Cardinale al tiro. Realizza il primo tiro, 35-45. 10 dunque le lunghezze tra le due squadre, che si riducono a 9, 45-36. Sempre l'Aiola, Timperi in possesso di palla verso De Martino, che però commette l'infrazione di passi, palla che dunque passa nelle mani della squadra in maglia bianca, che bastone va a battere verso D'Amico. D'Amico, Del Vecchio decide di entrare, poi D'Amico, il tiro di Cardinale, palla che tocca il ferro ma non entra. Il De Martino per il Pescara, che tenta il tiro da tre sbagliato, rimbalzo però che premia questa volta i molisani. Tenta il passaggio per Bracci a Del Vecchio, D'Amico. 7 minuti e 13 secondi, sempre 45-36. Buono il canestro da parte di Bastone, che porta a 38 i punti dell'Isernia. 38-45 a 7 minuti dal termine del terzo quarto. De Martino verso Raiola. De Martino, Timperi. Forse un fallo, per l'arbitro è tutto regolare. Bracci a D'Amico, D'Amico a Cardinale, Bracci, Del Vecchio, Bastone. 6 minuti e 27, mancano 6 secondi, tiro, palla sul cerchio, dunque pallone ancora riconquistato dai molisani con D'Amico. 6 minuti e 13, 45-38, il tentativo da tre, palla sul ferro, il rimbalzo di Bastone e il canestro, meno 5. 6 minuti alla fine del terzo quarto, 45-40, 45 in attacco, poi c'è il fallo di Bracci su Polonara e due di per il Pescara. Va Polonara sul tiro dalla lunetta. 5 minuti e 53, sbaglia il primo tiro, 45-40, prova il secondo, vediamo cosa succede, e realizza. 46-40 per il Pescara. D'Amico, Cardinale verso Del Vecchio, sbaglia da sotto, però è Bastone che prende il rimbalzo e corregge. 5 minuti e 33, Pescara 46, con Raiola che sbaglia incredibilmente da sotto, però ancora gli abruzzesi in azione. Polonara verso Raiola, questa volta non sbaglia e realizza il 48esimo punto per i biancorossi, 48-42. Bracci verso Cardinale, che da sotto sbaglia, il rimbalzo di Di Donato. L'ingresso, riesce però a prendere il rimbalzo e realizzare il canestro del 50-42, più un tiro libero. 50-42, coach Salvemini chiama al rapporto
due giocatori, Timperi e Di Martino, mentre va al tiro dalla lunetta Di Donato. 4 minuti e 47, 50-42, sbaglia il rimbalzo da parte di Bracci, bastone verso D'Amico, D'Amico verso bastone, solo Soletto tenta la bomba, non vi riesce, rimbalzo di Colonara. 50-42, 4 minuti e 26, Raiola chiama palla, viene servito in questo istante, davanti a lui Grigiani, poi il tiro da tre sbagliato e il rimbalzo da parte dell'Isernia Basket con bastone. Bastone, passaggio e il canestro da parte di Del Vecchio, 44-50, a 4 minuti dalla fine del terzo quarto. Grigiani su Raiola, De Martino, Colonara verso il numero 14 di Donato, che realizza il 53esimo punto per il Pescara. D'Amico, 3 minuti e 37, 53-44 per il Pescara. D'Amico verso Bracci, Grigiani, Del Vecchio, bastone da sotto sbaglia, riesce il Pescara a riconquistare palla con Raiola, il lancio per Timperi che realizza e subisce anche fallo, dunque a lungo del Pescara, 55-44, chiesto il time out da parte di Cardinale, infatti così è, 55-44, allora 3 minuti e 14 delle fiammate da parte dell'Isernia, che però dimostra sempre la sua inesperienza, falli abbastanza inutili. Sì, sono falli inutili in cui in quel momento devi realizzare che il giocatore è meglio lasciarlo andare a canestro, purtroppo qualche volta si rimane da solo, non arriva l'aiuto necessario. In questa azione sono rimasti a terra purtroppo sia Nicola Bastone che Matteo Bracci e di conseguenza la squadra è stata un po', è rimasta squilibrata in avanti per quanto riguardava la difesa, però nel complesso voglio dire la partita è una buona partita. Certo, rispetto alle prestazioni casalinghe sia contro Monteroni che contro Catanzaro, che si è perso poi neanche a farlo apposta con lo stesso punteggio 51-72, è un'altra squadra, è un'altra squadra, i ragazzi ci stanno mettendo il cuore. Anche oggi, anche questa sera giochiamo contro una squadra di grandi volponi, di gente assolutamente esperta, c'è un quintetto in campo di gente che sa dire molto bene la sua. Dunque 3 minuti e 14 secondi per il Pescara, sbaglia il tiro libero, risultato che rimane invariato 55-44. Ricci, bastone, il tiro di bastone, sbaglia sul ferro, il rimbalzo a parte del Pescara con Rihanna. 2 minuti e 50, 55-44 per il Pescara. De Martino ci ha ripensato, è libero, poi preferisce scaricare verso il proprio compagno che ricambia la cortesia e scadono i 24 secondi. Buona la difesa da parte dei padroni di casa, che però hanno già commesso 5 falli, dunque qualsiasi fallo in poi da parte dei bianchi di coach Cardinale verrà punito con dei tiri liberi. Ricci, e 23, 55-44. Ricci è scambiato con Del Vecchio, ancora Ricci, tenta la penetrazione, colpisce il ferro, il rimbalzo da parte di Coronara, poi Raiola, colpisce il fallo da parte di Cardinale,
2 minuti e 8 secondi, due tiri dunque per il Pescara, con il punteggio di 55 a 44 va Raiola al tiro. Realizza 56 a 44. Secondo tiro libero per Raiola. Realizza anche questo, 57 a 44. Due minuti alla fine del terzo quarto. 57 Pescara, 44 Isernia. Scivola Ricci, De Martino, De Martino verso Polonara che sbaglia clamorosamente, ancora il bastone sotto, azione un po' confusa, però la difesa del Pescara riesce a rallentare il gioco dell'Isernia e dunque a 1 minuto e 45 dalla fine del terzo quarto, 57 Pescara, 44 Isernia. Ricci, Cardinale, Reite al tiro del vecchio sbagliato, rimbalzo però di bastone, buon movimento ma non è fortunato nella conclusione e dunque rimessa laterale in favore del Pescara, sempre 1.33, 57 a 44. Pepe, Di Fonso contro Cardinale, Pepe, il tiro da parte del numero 14 di Donato sbagliato, il contropiede però, passaggio sbagliato di Del Vecchio, 1 minuto e 11, 57 a 44 per il Pescara. Rientra Bracci ed entra anche Di Marco, esce Del Vecchio, dunque palla per il Pescara, 57 a 44, un minuto al termine del terzo quarto, Pepe, De Martino, De Martino ancora in palleggio, tenta l'ingresso, poi scarica tutto solo al numero 14 di Donato che non sbaglia e porta a 60 il punteggio per il Pescara. Pescara zona, Ricci. Ricci tenta la prestazione, subisce però il fallo. Vediamo la decisione degli arbitri, rimessa dal fondo per l'Isernia, 33 secondi al termine del terzo quarto, 60 a 44, bastone verso Cardinale, il suo tiro da tre sul ferro, rimbalzo però da parte degli ospiti, De Martino appoggia a Pepe, Pepe in palleggio, Polonara, perde palla Polonara, poi una lotta con Bracci, l'arbitro vede il fallo da parte del numero 20 Polonara e assegna la rimessa in favore dei bianchi di coach Cardinale, 9 secondi al termine del terzo quarto. Il punteggio vede sempre gli abruzzesi in vantaggio per 60 a 44. Va lo stesso Bracci alla rimessa verso Ricci, 7 secondi al termine. Vediamo come sfrutteranno l'azione i ragazzi di Cardinale, pure un poco sfortunati, nulla da fare. 60 a 44, ma ci saranno due tiri liberi per Ricci.
61 centesimi, 60 Pescara, 44 Isernia. Ricci sulla lunetta, sbaglia il primo tiro. Vediamo sul secondo, sbaglia anche il secondo, però nulla da fare. Dunque termina il terzo quarto, 60-44 per il Pescara. Bene, eccoci qui nell'ultimo quarto, quello decisivo. Si parte con il Pescara in vantaggio per 60-44. Di Fonzo, questo Di Martino, passi, palla che viene dunque regalata alla squadra in maglia bianca. Ricci, 9 minuti e 46, Ricci ancora in azione, bastone, Preite riesce a realizzare il canestro, 46-60, e subisce anche un fallo, dunque un tiro per Preite. Nove minuti e 38, 60-46 per il Pescara. Sbaglia il canestro Preite. Poi il Pescara che cerca il contropiede con Di Fonzo, Raiola, Di Fonzo, verso Polonara, Pepe. Pepe va al tiro, sbaglia il rimbalzo da parte di Preite. Ricci, Cardinale, Ricci, bastone. Bastone, questo Cardinale, ancora Isernia in avanti, il tiro sbagliato, il rimbalzo con De Martino, il Pescara tenta di portarsi in avanti, Pepe. Pepe per Polonara, Pepe, il suo tiro da tre sbagliato, Ricci, viene servito Cardinale, però non riesce a controllare. 8 minuti e 45 secondi, il punteggio è Pescara 60, Isernia 46. Di Fonzo, Pepe, Polonara, Di Fonzo, adesso Pepe, il suo tiro, anzi De Martino, il tiro sbagliato, rimessa laterale in favore dell'Isernia. Intanto vi segnaliamo che Raiola, dopo tre tempi consecutivi, è uscito a riposarsi per il rush finale. Bastone tenta il tiro da tre, prende il ferro, Pepe spinge la squadra in avanti, poi ci ripensa, ancora Pepe in azione, riesce a tirare, sbaglia però il tiro, recupera anche palla. Ancora il Pescara in possesso di palla, 7 minuti e 53, Polonara, De Martino, tenta il tiro, palla sul ferro, il rimbalzo da parte di Cardinale, poi Ricci, il passaggio non viene preso da Rianna e dunque 7 minuti e 36, 60 Pescara, 46 Isernia. Pepe, Polonara, Pepe, Di Marco, Di Marco, Pepe, ancora per Di Marco, tenta il tiro da tre, sul ferro il rimbalzo premia i padroni di casa, poi c'è il fallo da parte di De Martino e ci sono i tiri, anzi c'è la rimessa laterale,
poteva pure dare l'intenzionale. Comunque Varicci alla rimessa, 7 minuti e 14 secondi alla fine, 60 Pescara, 46 Isernia. Ricci, Ricci in palleggio, cerca la penetrazione, vi riesce, sbaglia però da sotto, la palla finisce nelle mani dei rossi di coach Salvemi. Pepe, 6 minuti e 57, 60-46 per il Pescara. Colonara verso De Martini, poi Di Fonso tenta il tiro, sbaglia, va Bastone, vediamo cosa decide di fare Bastone, un cost to cost, e ci riesce, 48-60, 6 minuti e 33. Pepe chiama lo schema per il Pescara. Di Martino, ancora Pepe, Fonso, Pepe, verso Di Fonso, tenta il tiro, poi trova libero Colonara, Colonara tenta l'ingresso e da sotto realizza il 62esimo punto, 62-48. A 6 minuti dal termine dell'incontro cardinale verso Rianna, Rianna a Bracci che riesce in qualche modo a perdere palla, poi De Martino, il suo tiro da 3 sbagliato, non controlla Ricci e palla in favore del Pescara. Queste sono le ingenuità che vi fanno capire la giovane età e le grosse difficoltà nel riuscire a tenere la concentrazione per tutto l'incontro. Ora Salvemi rimette i giocatori un po' più esperti, chiaramente Raiola e Bini, e vediamo quello che succede. Dunque 5 minuti e 41, 62-48. Ricordiamo gli arbitri Lupelli e Cassiano, tutti e due laziali, in questo derby tra Abruzzo e Molise. Pescara reduce dal brillante derby vinto in quel di Vasto e si sta avviando anche a conquistare questa seconda vittoria in trasferta. Tutto pronto, riprende il gioco Raiola, che è rientrato per gli ultimi 5 minuti. Ancora Di Fonso, Matteo, Raiola tenta il tiro da 3, Pepe, palla che entra poi esce, fortunato in questa azione di Serbia. Brighi, Brighi in costo costi, Brighi cerca un passaggio, vi riesce e questa volta la fortuna bacia gli Serrini che si portano a 50 punti. Ci stiamo avvicinando al fatidico 51. Vabbè, Maddaloni però ci ha dato una grande mano. Intanto c'è il tecnico al nostro capitano cardinale, anche ora un'ingenuità. Dunque ci saranno due tiri per Raiola più la rimessa per il Pescara. 62-50 a 5 minuti dal termine. Il primo tiro sbaglia Raiola, rimessa in favore del Pescara. Raiola, Pepe, questa volta sporca bene il pallone la difesa in maglia bianca. Bastone verso Rianna, ancora da sotto Del Vecchio, sbaglia, recupera però la palla, buono lo scarico per Cardinale, poi c'è il tiro di Ricci che va sul ferro, ma ancora Del Vecchio in rimbalzo, sbaglia da sotto Rianna, questa volta il Pescara conquista palla. 62-50, 4 minuti e 33 secondi dal termine della partita. Di Marco, Di Fonso sbaglia il passaggio, palla persa e dunque palla ancora per la squadra di coach Cardinale.
62 a 50, c'è il time out, situazione punti, abbiamo Bastone con 13 punti, mentre dall'altra parte Pepe si riconferma sempre un'ottima manina. Dunque tutto sommato un'Isernia che con un po' di fortuna potrebbe farsi a recuperare questi incontri. La capacità, purtroppo adesso abbiamo tante situazioni che depongono male, la stanchezza, la lucidità mentale che nella giovane età non viene amministrata nella realtà come dovrebbe. Un po' più di chiarezza in campo sarebbe sicuramente meglio. Bene, riprendiamo allora, 4 minuti e 17 secondi al termine della partita. I falli di squadra sono per entrambi di 2. E il punteggio però vede gli ospiti abruzzesi in vantaggio di 12 lunghezze, 62 a 52. Del Vecchio per la rimessa. Brighi. Ancora Brighi. Del Vecchio gli fa da blocco, riceve palla da sotto, questa volta non sbaglia. Meno 10 a 4 minuti dal termine. Raiola verso Pepe. Poi c'è il tiro e il canestro da parte di Difonso. Dunque 64 a 52. Un contropiede, riesce l'Isernia a segnare il 54esimo punto da parte del Vecchio. 3 minuti e 30 secondi, 64 a 54. Scaiola, Pepe, Raiola, Raiola verso Difonso, bloccato. Rimessa laterale per il Pescara. 7 secondi per i ragazzi di coach Salvemi in maglia rossa per concludere l'azione. Pepe verso Raiola. Raiola si libera il suo tiro da 3 e il canestro. 67, anzi è da 2, 66 a 54. Va in azione Brighi, fa commettere fallo al numero 15 Vini. Terzo fallo del Pescara. E rimessa laterale per i padroni di casa. 3 minuti e 19, 67 Pescara, 54 Isernia. Ricci. Ricci in palleggio, decide poi, anzi è Brighi, tira e realizza. 55, 56 a 67, meno 11, Difonso, Raiola. Il blocco di Marchi. Che realizza da 3, dunque da 67 a 56 andiamo a 70 a 56. Time out, 2 minuti e 53 alla fine della partita. Abbiamo superato i 51 punti mitici, ma mi sa che arriva la sesta sconfitta. Purtroppo la sesta sconfitta si avvicina, inesorabile. Vuol dire che quest'anno qualcuno ha deciso che dobbiamo soffrire, e in abbondanza anche. Però ci sono delle migliorie effettuate, una squadra che gioca almeno un po' più di cuore, diciamo così. No, io non sarei così determinato nel... I ragazzi stanno giocando di gran cuore, non solo di cuore, ma anche tecnicamente sono molto migliorati. Certo, pagano lo scotto della giovane età, è una cosa che ripetiamo continuamente in determinate situazioni, però insomma, come i falli ad esempio, abbiamo situazioni che portano a compiere dei falli veramente stupidi nel vero senso della parola. Ripartiamo dunque a 2 minuti e 48 secondi, 70 Pescara, 56 Isernia. Brighi, ancora lui in possesso di palla, verso Del Vecchio, Cardinale libero, tenta il tiro da 3
e realizza 59 a 70, 2 minuti e 30. Poi Pepe, Scaiola, c'è forse un fallo, un doppio palleggio da parte di Raiola, l'arbitro non fischia il suo tiro, il rimbalzo che premia la difesa in maglia bianca. Bastone tenta il tiro da tre, palla sul ferro, però il rimbalzo è del Lisernia. Dunque in attacco Lisernia sul 70-59 a 1 minuto e 59 secondi dal termine dell'incontro. Si asciuga il parquet. 1 minuto e 59, ripetiamo. Ianna alla rimessa che viene effettuata in questo istante. Verso Bastone. Righi. Bastone. Riesce a perdere palla Lisernia. È 1 minuto e 44. 70-59, pensiamo che la partita oramai sia chiusa. Raiola scarica molto bene per Pepe il suo canestro da 3, e 73-59. Grighi 1 minuto e 24. Ottimo il pallone per Bastone che da sotto subisce il fallo e non realizza. 1 minuto e 15, 73-59. Va Bastone dalla lunetta. Vediamo cosa combinerà Nicola Bastone dalla linea della carità. 73-59, 60 punti, ancora Nicola dalla lunetta e realizza il 62esimo punto per Lisernia. Dunque 1 minuto e 14 alla fine della partita, 73-62, subito fallo dell'Isernia. Lisernia che gioca a pressing ovviamente, 1 minuto e 14, c'è poco da decidere. Raiola subisce il fallo. Ancora una rimessa laterale da parte del Pescara, trascorsi 3 secondi, dunque 1 minuto e 11 secondi alla fine dell'incontro. Rientra Trigiani, sempre più aggressiva la squadra di Cardinale. Di Fonso alla rimessa, Pepe supera il primo avversario, anche il secondo, poi c'è il fallo di Brighi e dunque due tiri per il Pescara. 73-61 a 1 minuto e 8 secondi. Va Pepe al primo tiro, lo sbaglia. Secondo tiro. Realizza il 74-61. Queste sono le ingenuità. Raiola subisce il fallo da parte di Del Vecchio, ma errore clamoroso, mancanza di concentrazione da parte della squadra in maglia bianca. 74-61. Entra Ricci, va Raiola dal tiro
libero, 12 punti per lui finora, questo è il 13° punto per Raiola, è l'unico insieme a Pepe in doppia cifra finora. 75-76-61, c'è il cambio, esce Raiola applaudito dai supporter giunti qui dall'Adriatico, ed ecco l'Isernia che avanza con Ricci. Ricci tenta un cost to cost, sbaglia da sotto, poi il rimbalzo ancora in mano ai biancocelesti che con Del Vecchio realizzano il 63° punto. Poi c'è il fallo da parte di Ricci, dunque due tiri per il Pescara, 46 secondi, 76-63 per la sesta sconfitta consecutiva da parte dell'Isernia. Va Pepe, al tiro, sbaglia il primo, 77-63, 78-63, 46 secondi, sbaglia ancora il passaggio Del Vecchio e il Pescara realizza l'80° punto a 35 secondi dalla fine, proprio hanno mollato le reni la squadra di Cardinale. Poi c'è il fallo da parte di Difonso, dunque ci sono due tiri liberi che andrà ad eseguirli Bastone, che finora ha realizzato 15 punti. ...26 secondi alla fine, realizza 64-80 per il Pescara. Pepe, ...16 secondi, Serni ancora aggressiva, sempre Pepe, 7-5 secondi al termine dell'azione, entra Pini e subisce il fallo, dunque il tiro suppletivo per Bini, 3 secondi alla fine, tira Bini, sbaglia e finisce con 82-64 il punteggio di questo sesto incontro, purtroppo per l'Isernia la sesta sconfitta, il Pescara seconda vittoria casalinga. Un ultimo commento a Trigiani. Il commento è in ogni caso positivo, certo alla fine paghiamo la stanchezza, la lucidità, anche un bel po' di sfortuna devo dire, perché sicuramente in questi ultimi secondi non può certo Pescara può brillare, voglio dire, di tecnicismo. Tanta fortuna anche l'ultimo canestro, però la palla a canestro è anche questa. È una palla che gira tonda e entra in qualche canestro. Bene, saluti a tutti e buon basket agli amanti di questo sport.